In questo omicidio, per esempio, è un omicidio che riguarda una persona di un paese qui vicino, praticamente. Questa persona politicamente impegnata, figlio di un grosso imprenditore agricolo dell'area, che aveva cominciato a frequentare una donna che dicevano essere la donna delle pulizie, in realtà con questa donna aveva una relazione, no? E questo signore aveva altri figli, uno era prete, l'altro faceva notaio, era una donna, era sposata con un notaio, un altro con un avvocato, e questo grosso personaggio che poi doveva diventare il sindaco di questo paese, che lo diventò in realtà. E a un certo punto si trova il cadavere di questo padre nel letto e cominciano le ricerche per capire chi fosse stato. E tutti gli indizi andavano verso un figlio, il figlio prete, il quale oltretutto dichiarano avesse il cosiddetto male della luna, praticamente una forma di epilessia, che secondo i medici dell'epoca, e furono chiamati durante il processo, personaggi importantissimi. Il fondatore del manicomio, allora si chiamava, di Biceglie, e poi di chi concorse poi a creare un codice, il codice penale. E infatti durante questo processo si avvicendarono figure importantissime per il periodo fascista, perché fu un processo che andò oltre il confine della Puglia, perché fu un processo molto molto serio. Alla fine quest'uomo non venne condannato, la Chiesa lo mandò, diciamo, in un istituto a fare dei cosiddetti esercizi spirituali, però in realtà non, diciamo, alla fine non voglio svelare, c'è un piccolo colpo di scena che va letto fino in fondo per capire in realtà chi è l'assassino. Missa Est di Marisa Vasco. E poi gli ultimi due suggerimenti. Velocemente, Severnini. Questo è un vademecum per i ragazzi, dico io, per i giovani che devono intraprendere il loro percorso di vita. Lui ha usato le cosiddette 8T e sono praticamente la testa, tenerezza, terra, totem, talento, tolleranza, tenacia e tempismo. Ma soprattutto lui parla del talento, dice: se hai talento, il talento emerge e devi puntare a farlo emergere. Chiaramente non devi trascurare di lavorare, di fare anche piccoli lavori diversi, ma il talento è quello che... E soprattutto, dicevano i nostri nonni, non va sprecato. Non va sprecato. Questo è un altro libro. Molto interessante il rapporto con Severnini. È stato bellissimo l'incontro. Da ultimo voglio presentare questo libro. È una proposta molto interessante. Vipera. Mauro De Giovanni, Vipera. È uno dei pochi, diciamo, sono pochissimi libri che ha scritto quest'autore, ma sono tutti di un interessante unico. Perché? Perché il personaggio che ha creato, il commissario Ricciardi, che è un commissario particolare, è un bellissimo uomo, però è una persona che ha uno sguardo gelido e freddo, ma non perché è una persona così gelida come vuole apparire, ma perché ha una caratteristica che contemporaneamente il suo... un vantaggio e uno svantaggio per la sua persona. Lui ogni volta che entra in un luogo dove è avvenuto un omicidio avverte una sensazione ed è la stessa che ha avvertito la persona morta, e può essere l'indizio, può essere un inizio di indagine, ma in realtà è molto complicato. Poi il libro si svolge in un periodo del periodo fascista e ci sono tutte le implicazioni dell'epoca. E poi è svolto in una casa di tolleranza ed è una storia, diciamo, apparentemente scabrosa, perché comunque si avvertono tutta una serie di cose, però in realtà mette in evidenza quali sono la parte umana anche della giustizia, perché ci sono dei piccoli cammini e dei personaggi che creano delle situazioni veramente molto intriganti e molto interessanti. Io lo consiglio, un altro libro bellissimo, grazie. Allora, buona lettura la settimana, quindi abbiamo Vipera, Maurizio De Giovanni, Beppe Severgnini con le sue T, gli italiani di domani, Missa Est, Marisa Vasco,
e torniamo sul corpo umano di Piero Giordano. Grazie di Paolo Giordano, pardon. Grazie Annella. Grazie. Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie. Ti è venuto bene.